Coinvolgerei in questa discussione Oliviero Bea, giornalista, scrittore, editorialista del Fatto Quotidiano. E partirei, Bea, dalla strada, no? La strada che è un luogo comune, no? Teoricamente pieno di regole che dovrebbero essere rispettate da tutti, invece diventa all'improvviso scenografia di un moderno Far West. Ma che sta succedendo? Sta succedendo quello che in una parola è stato definito da voi all'inizio della trasmissione il rischio di un nuovo Medioevo. Il Medioevo, c'è stato un alto Medioevo, un basso Medioevo che poi ha dato nel Rinascimento. Noi siamo in un alto Medioevo, tanto per capirci, quindi chiariamo questo punto. C'è uno stress sociale, collettivo enorme che si trasmette all'individuo. L'individuo trova nella strada evidentemente una facilitazione, un'agevolazione da lizza, da gara, c'è un concorso immediato e perde qualunque tipo di freno inibitore. Ma basta, voi mi fa molto impressione da un lato i dati che avete appena fornito, dall'altro il fatto che questi dati non sono, come dire, rivelatori e rappresentativi della tensione che c'è in strada. C'è una tensione che non fortunatamente non va a finire in queste percentuali, ma che si taglia col coltello. Adesso basta uscire da qui, andiamo al centro di Roma e a ogni semaforo c'è qualche stranezza, c'è qualche segno di tensione. Quindi purtroppo credo che la cosa vada ben al di là della strada, che la strada sia semplicemente una calamita o un evidenziatore. Il ring in qualche modo. Sì, se vogliamo un ring, sì, appunto, un terreno di competizione in cui intanto le regole sono state abbandonate da un pezzo, ma chi non è in macchina come in una cabina telefonica con il telefono? Nessuno. Cioè uno normale con il telefono, con la sua cosina così, considerato un passatista, una cosa, uno, poverino, cioè quello non ha capito dove siamo, cioè addirittura le cose regolari, quindi non perde i punti della patente, cose così. E quindi c'è questa normalizzazione della normale, dello stressato, del violento. La violenza è un termine rischioso e scivoloso perché è onnicomprensivo, quindi dentro ci può stare tutto, ma standoci tutto ci sono anche elementi contraddittori all'interno della voce violenza. Quello che ho sentito a proposito del signore e dell'aggressione di suo papà è spaventoso da un lato, dall'altro bene avete fatto a non farlo sembrare, perché all'inizio poteva sembrare così per un momento, una specie di battaglia fra un disgraziato che è stato aggredito e i tassisti. Non è così, sono uno più due mafiosi, fra virgolette, anche senza virgolette, perché si tratta di una pura operazione omertosa, no? Naturalmente, e che sono responsabili di questa cosa qua, ma insomma gli altri, sia quelli che sono andati, sia quelli che non sono andati in ospedale, da suo padre, sono delle persone presumibilmente certo. Normali fino a prova contraria, quindi cominciamo a chiarire questo punto perché sennò davvero affondiamo tutti quanti.